Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, questa sarà proprio una domanda lampo che mi avete chiesto così, quindi andiamo a bomba a chiedere i suoi sentimenti e se la distanza lo può motivare, la può motivare in qualche modo. La distanza può essere di varie nature, state partendo, oppure non vi vedete perché abitate lontani, oppure sono 10 giorni che pur potendovi vedere per qualche motivo non vi sentite. Quindi cercate di capire voi se si tratta appunto di un viaggio o cosa. Io le carte le metto al dritto, le interpreto comunque per come si danno. Ecco i rumori che vengono da fuori che non mancano mai. E cos'altro? Parlerò come fosse un uomo verso una donna per convenzione linguistica. Se volete entrare in contatto con me, qui sotto nell'info box trovate l'indirizzo che è tarocchiviaggioalchemico@gmail.com e direi che possiamo iniziare. Il video è generale, generico per definizione, però può comunque veicolare quella risposta o quello spunto di riflessione o quella sincronicità che vi riguarda. Quindi indaghiamo soprattutto i sentimenti. E poi se la distanza può in qualche modo smuoverlo, motivarlo, portarlo a una qualche azione o ad una qualche considerazione. Sentimenti. Abbiamo un cavaliere di spade al rovescio che vorrebbe dare un taglio alle situazioni che sembrano trattenerlo, angosciarlo, condizionarlo, dargli portare confusione nel suo presente, ma alla fine questo slancio resta fermo ad un'idea. Le carte a rovescio ci parlano soprattutto di inconvenienti, ritardi, ripensamenti, prima ancora di dire semplicemente no, è l'opposto del significato della carta. Qui la decisione non è stata presa, vorrebbe dare un taglio, incamminarsi e soprattutto, essendo una carta di velocità nel movimento, recuperare tempo e spazio con un lasso di tempo a sua volta molto breve. Quindi la distanza inizia a percepirla, quello sì, i sentimenti ci sono e sembrerebbe proprio di sì. Però per andare verso questi sentimenti dovrei dare un taglio alle mie preoccupazioni. Ora potrebbe la risposta parlarci anche a livello prettamente metaforico. Dare un taglio ai pensieri, quindi al vissuto razionale. Sono troppo razionale e poco emotivo. Sto soffocando la mia emotività che dovrei invece nutrire, di cui dovrei nutrirmi, e correre verso la mia emotività. Per fare ciò devo aprire gli occhi e capire quello che realmente è intorno a me. Il fatto di dare le spalle all'amore non vuol dire che quest'acqua non esista e soprattutto non vuol dire che tra me e l'amore, tra me e te, c'è tutta questa distanza che a volte la mia razionalità mi fa decodificare come uno sforzo eccessivo e allora non mi metto in gioco. Allora, una cosa è certa, in questa fase della sua vita, per vari motivi, sta riflettendo e ragionando, però il punto è che il tentativo di avvicinarsi agli aspetti emotivi dell'esistere lo sta facendo ancora con la mente. È tutto un ragionare interiore che ancora non genera comportamento esteriore. Il fatto di potersi e doversi sbendare vuol dire approcciare l'elemento esterno e mettersi in gioco come parte di un tutto che ha il suo ruolo, il suo peso. Il problema può anche esistere e sussistere dentro me, ma la soluzione è all'esterno. Cioè non placherò mai la mente ai pensieri, non mi rasserenerò mai se non muovendomi, facendo qualcosa. Quindi sbloccarsi da una situazione pesante che lo ha trattenuto per molto tempo in un'attesa che non ha portato a nulla, dando un taglio netto e andando verso il futuro. Allora, la prima risposta che possiamo dare, che abbraccia un po' entrambi gli interrogativi, è che la volontà di muoversi c'è, di cambiare, di mutare, di rinascere e di ripartire. Dovrebbe semplicemente farlo e farlo gli costerebbe meno fatica e pensieri di ragionarlo.
Ragionare questa situazione gli porta ansia ed angoscia, che crea una sorta di questa angoscia, traffico dentro la sua testa, ingorgo, non parto mai perché non c'è mai la via libera. E la libertà è la premessa dando quel famoso taglio al movimento. Quindi dire che questa persona non voglia avere a che fare con te non è vero. Parlare di sentimenti ci sono, ma non li guarda ed è come il bambino che dice: se io non vedo non esiste, mi metto le mani sugli occhi, quella situazione non esiste, non ci sei, se io non vedo non mi vedi. E non funziona così. Allo stesso tempo, tanti pensieri, preoccupazioni, angosce, caos interiore. Quindi la distanza che tu andrai per vari motivi a mettere, in qualche modo va a porlo nella condizione di aprire gli occhi e agire e trasformarsi? Beh, lo metti sicuramente davanti un'ulteriore evidenza, è la necessità di scegliere, cosa che ancora non ha fatto e non farà a breve. Resta radicato e il rimanere radicati ci rende immobili al passato. Qualche considerazione sul passato. Giudica e valuta il futuro su quello che è stato, ma non è così perché le condizioni cambieranno, sono già cambiate. Fino a quando non decide di voltarsi verso la direzione giusta e guardarla, neanche si incammina questo uomo. Però c'è quella malinconia, tristezza, disfattismo di fondo che sembrano dirgli: guarda che è passato troppo tempo, oramai cosa vuoi recuperare? Non ne vale più la pena, l'avessi fatto prima. Che poi non è così, però nella sua mente c'è proprio questo tipo di tristezza. Ormai ho perso l'occasione, ho perso il treno. È inutile affannarsi. Allora la domanda è: ma tu puoi fare qualcosa al di là del vivere comunque il tuo presente, mettere anche questa distanza, rimanere in attesa, non forzarlo? Ma puoi fare qualcosa per far pendere il piatto della bilancia nella direzione del dai, il tentativo, facciamolo? Allora, non puoi fare molto perché ti ridurresti ad elemosinare amore, affetto ed attenzione. Puoi solo che attendere, solo che aspettare. Tu puoi valutare, lo sai cosa? Perché la vita ti metterà dinanzi altre occasioni di incontro nel mentre lui si va a sbloccare, se si sbloccherà, perché la temperanza ribadisce tempi lunghi, è un grande rimuginare che non porta a nulla, però vedi che poi quella metamorfosi deve giungere, deve affrontare quelle ansie, angosce e difficoltà, un anno e mezzo, tempi lunghi per far sì che qualche azione concreta si dia. Vedi, non disperare, le carte dicono, non bisogna disperare, la speranza è l'ultima a morire, premessa di cambiamento. Non ci saranno grandi gesti, grandi azioni da parte sua, anzi neanche grandi riavvicinamenti, rimarrà tutto più o meno per come è al momento, quindi quello che accade sporadicamente si darà per come si è dato fino ad ora, le considerazioni aumenteranno nella sua testa, cioè i veri piccoli cambiamenti non saranno visibili per te perché non saranno all'esterno del suo comportamento ma all'interno della sua mente. Però concretamente rimarrà fermo ancora per molto, o quantomeno non compirà azioni particolarmente eclatanti, non le va a compiere. Però alla lunga le carte parlano di unione, di amore, di metamorfosi, ripartire da zero, ripartire da voi, mettersi a nudo, confessarsi il sentimento, non solo a chiacchiere, ma con i gesti, con la fisicità, diventare finalmente tutt'uno. Nel frattempo, però, quello che ti suggeriscono è vivi con leggerezza e spensieratezza l'attesa, perché nel mentre lui è lì a rimuginare, tu hai possibilità di conoscere, incontrare e anche avere delle soddisfazioni che, per quanto transitorie e momentanee, possono rappresentare dei momenti belli da vivere. Ora, come vivrà nello specifico la distanza di questo momento? Non può dirti nulla, non può fare nulla, non può pretendere nulla, proprio perché non mettendosi in gioco cosa può chiedere? Però gli darà anche un po' fastidio, Ma lo sai qual è il punto? Lo dovrà accettare, dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Ciò che lo infastidisce della libertà che magari ti concedi, perché ci riflette, ci pensa,
È il fatto che in fondo non può dirti nulla nella misura in cui tu sei lì ad attenderlo, cioè non dipende da te il fatto che lui non ti segua, perché non è un tuo dire non stare con me, ma è un suo non agire, è un suo rimanere ancora bloccato. Tant'è vero che quando farà un gesto ti cercherà, lui lo sa, alla fine tu risponderai in maniera positiva. Quindi lui ce l'ha con chi? Con te? No, ce l'ha con se stesso. È una cosa buona? In realtà sì, perché fa aumentare quel caos interiore che prima o poi lo fa esplodere, e quando esploderà dovrà necessariamente esporsi. E la carta del due di spade, che mostrava tutto quell'amore dietro la schiena, quelle acque, ecco, è il futuro, che adesso sembra il passato, e quindi è così simile, un pochettino come la carta del 5 di coppe. Quindi lui deve solamente voltarsi, guardare in una direzione differente, perché il contesto che ha intorno è un contesto positivo. E parlare, tirare fuori, confessare, dichiarare, lo farà? Fra quanto tempo? Abbiamo capito che c'è da attendere, però poi il risultato c'è: il pontefice, il ponte che unisce il venirsi incontro e il riscontro positivo anche da parte tua. L'unica cosa che puoi realmente fare è vivere, non chiudere la porta, lasciare che decida lui come e quando, dovrà velocizzarsi, correre per raggiungerti, ma ti troverà. Nel frattempo, vivi nel migliore dei modi il tuo presente. Un abbraccio.